Stava preparando il pranzo quando improvvisamente le fiamme sprigionatesi dal fornello gli hanno incendiato i vestiti e si sono propagate alla parte superiore del corpo, ustionandola gravemente. Protagonista dell'episodio, un uomo di 86 anni che ha riportato ustioni di terzo grado per le quali è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il fatto, dovuto a cause accidentali, si è verificato verso le 12.30 nell'abitazione di via 24 Maggio a Gazzaniga. L'uomo stava armeggiando al fornello quando è stato investito da una fiammata che si è propagata agli indumenti, ustionandolo gravemente per il 30% del corpo. In quel momento in casa c'era solo la moglie di 84 anni, che è rimasta illesa e che gli ha prestato i primi soccorsi, riuscendo a portarlo all'esterno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti un'autolettiga e l'eliambulanza atterrata nel vicino campetto di calcio dell'oratorio. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato a Bergamo. Al primo allarme sono accorsi i vigili del fuoco di Gazzaniga e di Clusone e i carabinieri di Fiorano al Serio. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale, staccando i collegamenti elettrici e del gas e a portare nel giardino le masserizie e gli arredi che avevano preso fuoco in seguito allo svilupparsi dell'incendio. La persona ustionata è stata ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo, ma non è escluso che debba essere trasportata in un altro presidio ospedaliero specializzato nella cura delle grandi ustioni.